una lavatrice impazzita, poi dopo qualche secondo si apre il secondo paracadute, quindi un altro grande colpo, e poi sai che una volta che è successo quello, praticamente stai arrivando a terra sano e salvo. E niente, ho cercato di guardare un po' fuori, diciamo che nella fase finale si alzano i seggiolini, per dare un pochino più di strada agli ammortizzatori, e quindi guardare fuori diventa un pochino più difficile, però insomma qualche bruciatina siamo riusciti a darla, e devo dire è stato bello vedere questo Kazakhstan vestito di verde che ci aspettava, una cosa molto inaspettata, molto, molto speciale. E poi niente, però è stato un impatto con il terreno, quindi stai attento di avere i gomiti, di essere tutta perfettamente legata, di avere i gomiti vicino al corpo. Gli elicotteri delle squadre di soccorso che ti parlano, ti dicono la quota, no? 500 metri, 400 metri, 300 metri, preparati all'impatto, boom, ti sei a terra. Salve, salve Samantha, bentornata, Letizia Davoli, TV 2000. Come si sta adattando adesso che sei tornata a terra, il tuo organismo e il tuo corpo alla gravità? Prima hai parlato di accelerazione e di G, quindi è stato un grande impatto anche questo. Alcune cose devo dire si sono adattate in maniera molto rapida, quindi non ho avuto grandi problemi di adattamento vestibolare, non ho avuto problemi di nausea, riesco a camminare abbastanza bene, però diciamo altre cose sono difficili, insomma dall'inizio ti senti molto pesante. Piano piano, ecco, durante le prime 24 ore inizi a riacquisire un senso del peso normale, per cui ti senti adesso il tuo peso e non, no, le diverse tonnellate di peso. All'inizio ti sembra che camminare sia come cercare di tenere in equilibrio un gigantesco macigno di diverse tonnellate su due piccoli bastoncini che sono le tue gambe, quindi è molto strano all'inizio. Insomma, poi piano piano riacquisisci i suoi muscoli e ricominciano ad apprendere come devono fare per camminare, per stare in piedi, per stare diritta. Ti trovi ad avere dolori naturalmente dove normalmente non li avresti, no? Non so, i muscoli delle parti basse delle gambe che non hanno lavorato molto per 7 mesi, adesso ogni volta che cammini lavorano, quindi chiaramente ti fanno sentire, anche semplicemente il fatto che alcune parti del tuo corpo non sono abituate a sentire pressione, no? Quindi so, le suole dei piedi, anche no? La schiena quando sei seduta, io non sono stata seduta per 7 mesi, quindi sono tutte parti del corpo che si risvegliano e dicono ma che succede qua? Queste sensazioni non le ho sentite per 7 mesi, e quindi magari qualche dolorino, qualche discomfort, diciamo. Però ogni giorno si vede un progresso e piano piano, insomma, penso che ho un team di riabilitazione eccezionale, quindi penso che mi rimetteranno in sesto presto. Bentornata Samantha, sono Marilu Lucrezio del TG1. Mentre lei era sulla Stazione Spaziale Internazionale, qui in Italia i giornali scrivevano, c'era un grande dibattito sulla nuova donna, il mito per le bambine che ora tutte vogliono diventare come Astro Samantha, il mito che seppellirà Botox e Tacco 12, la nuova figura femminile che insomma, ecco, come si sente di rispondere, chi la definisce così, tutto quest'ampio dibattito che c'è stato sui mass media, una donna presa come ispirazione per le future generazioni, per le bambine che tutte aspirano e cercano di essere anche in questo momento, anche tagliandosi i capelli come Astro Samantha. È un dibattito che non ho seguito, quindi mi sembrerebbe brutto entrare a gamba tesa in un dibattito di cui non conosco assolutamente nulla. Posso solo ripetere quello che ho detto prima, che se ci sono delle bambine, ma anche dei bambini che sentono questo interesse per lo spazio, può essere la scienza, la tecnologia, può essere il volo militare, quello che è, credo che avere dei role model sia importante, quindi ripeto, se posso servire da role model anche solo per 5 di loro, mi fa piacere. Samantha, buonasera, sono Marta Meli, anzi buongiorno da Sky TG24, bentornata sulla Terra. Dalla sua hai scattato delle foto bellissime del nostro pianeta. C'è un posto che ti ha incuriosito più di un altro, dove ora magari vorresti fare un viaggio? E che cosa è diventata la Terra per te vista da lassù? Come la descriveresti? Intanto che ci sia un posto che mi ha incuriosito assolutamente più di altri, credo di no, ce ne sono tanti di affascinanti. La cosa bella è che
quando arrivi all'inizio sulla stazione spaziale sei molto disorientato, no? Io non sono mai stata brava in geografia, credo di averlo già confessato in passato, quindi mi era difficile identificare i luoghi senza, diciamo, guardare sulla mappa non georeferenziata che abbiamo a bordo. Però invece, insomma, man mano che il tempo passava, no, la Terra diventa qualcosa di familiare, cioè proprio la Terra vista così come la si vede dallo spazio, no? Con questa macrovisione, no, i colori, le forme, il tipo di superficie. Ecco, piano piano, man mano che i mesi passavano, ero diventata abbastanza brava a capire immediatamente questo è il Sud America, questo è il Nord America, questo è l'Europa, questo è l'Africa, questo è l'Australia, quindi è diventato qualcosa di molto familiare, proprio con questa bird's eye view, no? questa visione dall'alto, e anche di notte, per esempio, no? Ci sono posti molto illuminati, meno illuminati, con un tipo di luce, con un altro tipo di luce, posti dove di notte ci sono le barche nell'oceano, posti dove non ci sono, no? Quindi hai quelle piccole cose che ti permettono di identificare dove sei, quindi in un certo senso tutta la Terra diventa la tua casa, perché inizia ad avere una familiarità con tutti questi luoghi. Ciao Samantha, sono Giorgio Pacifici, Rai TG2, bentornata. 200 giorni nello spazio a girare attorno alla Terra chiusa in una navicella. Questa esperienza quanto ti ha cambiato dentro? Cosa è rimasto adesso della giovane donna che sognava di fare l'astronauta ora che hai vissuto questa incredibile esperienza? Sai, Giorgio, credo che sia una domanda un po' prematura, molto presto. Torni da un'esperienza del genere, credo che ci voglia un po' di tempo per elaborarla. Io sono tornata appena da 3 giorni, no? Questa conferenza stampa succede veramente nell'immediato dopo il ritorno. In un certo senso mi sembra di essere ancora sulla stazione spaziale, poi in un altro momento mi sembra già che sia un sogno. No, cerco di ripensare di essere lì per non dimenticarmi i dettagli, per non dimenticarmi le sensazioni. Allo stesso tempo però voglio essere qui con i miei familiari, con i miei amici. Allo stesso tempo devo concentrarmi sul riadattarmi alla vita quotidiana, ripeto, anche semplicemente al camminare, al correre, ad andare in bicicletta, tutte cose che in questo momento non sono facili. Quindi credo che la fase, diciamo, di elaborazione veramente dell'esperienza arriverà molto più tardi, se non ci vorrà un pochino più di tempo. Ciao Samantha, sono Annalisa Perla dell'Aria che tira, la 7, bentornata. E volevo chiederti, quella a cui hai partecipato ovviamente è stata ed è una missione scientifica importante, però in questi 200 giorni sei diventata praticamente un testimonial mediatico, nel senso che sei stata chiamata in ballo e citata sui giornali, sui siti, dalle televisioni, praticamente quasi su tutto. E come hai vissuto, come stai vivendo e come vivrai, cioè ti ci abituerai? O è una cosa che ti imbarazza? Ne abbiamo già parlato un po', no? Sulla stazione spaziale sei un po' in questa bolla isolata, per cui ti arrivano notizie, ti arriva un feedback di quello che può essere, no, l'effetto dell'attività di comunicazione molto, molto attenuato, molto, molto limitato, quindi scoprirò piano piano quello che può essere stato l'impatto della missione, però ripeto, posso altro che ripetere quello che ho detto: l'astronauta non fa la celebrità di mestiere, no? Facciamo attività di comunicazione legata ad una missione spaziale perché è importante per le agenzie spaziali, è stato importante anche per me personalmente perché, ripeto, è un'esperienza eccezionale, è un'esperienza che abbiamo un po' anche il privilegio di vivere, e quindi io ho sentito molto la responsabilità di condividerla il più possibile. Però l'astronauta non fa la celebrità di mestiere, quindi la missione finita saremo un'attività di comunicazione in cui racconteremo quella che è stata la missione, poi insomma tutta questa presenza mediatica, insomma, sono sicura che finirà. Adesso facciamo una piccola pausa, come avevamo detto, di 5 minuti e poi, quindi fra 5 minuti esatti, riprendiamo. Mi pare che il contatto sia interrotto e quindi anche noi abbiamo 5 minuti di aria per poi riprendere fra 5 minuti. Sì.